Eccoci, siamo alla terza pillolina di queste micro lezioni, in cui, come dico, micro non diventano perché io chiacchierò tanto, ma mi piace cercare di spiegarti il meglio possibile. Non so a che livello didattico tu sia, quindi cerco di spiegare nei dettagli per quanto debba dare delle nozioni per assunto il fatto, insomma, che tu le sappia. E abbiamo detto che nella terza avremmo parlato degli abbellimenti, dei ricciolini, e cioè quelli che mi hanno chiesto a volte, tipo, non so, in molti brani di Neck, ma anche con Biagio, mi è sempre piaciuto questo discorso di fare... Ok? Ma anche durante la ritmica, per esempio, potrebbe essere... Senti queste robe, oppure sui minori... Bisogna fare? Bisogna stare attenti che questi, prima di tutto, non bisogna farne troppi, se no rompi le scatole, come tutti i film, come tutte le cose, e bisogna pensare che soprattutto quando si accompagnano brani pop e si accompagna qualcuno che canta, viene detto less is more, meno è di più, ok? Quindi un effetto, bisogna stare attenti di non, anche un effetto intendo acustico, musicale, di non abusarne. Allora, prima di tutto bisogna usare un plettro morbido, questo è un plettro che tra l'altro ho ritrovato, è un plettro a cui sono molto affezionato, pensate che è quello con cui già nel 96 ho fatto delle chitarre sia con Grignani che poi Laura Non C'è, e tutto quel disco l'ho tornato a tirarlo, l'ho tirato fuori da una vecchia custodia e è tornato fuori, questo è in nylon, non ha più nemmeno la scritta, quindi non mi ricordo nemmeno più che marca sia, troppo vecchio, e comunque un plettro morbido, tant'è che si sente, ok, e l'idea è quella: se noi stiamo accompagnando ottavi, un effetto ritmico lo fanno già i sedicesimi o anche i trentaduesimi. Quindi se io penso che ho ciacca 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 ciacca, cioè, quindi questo è il quarto, ok? Tacca, 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 se sto suonando a ottavi, già questo potrebbe essere un fill. Ho semplicemente inserito all'interno di una divisione in ottavi in cui io già pensavo in sedicesimi le pennate in su che automaticamente sono i sedicesimi, cioè se io penso che questa pennata ogni volta che torna su possa essere una pennata, significa che sto pensando in sedicesimi, cioè ok, questo è il quarto, quindi ho giù gli ottavi e in su i sedicesimi. Faccio solo quelli in giù, sono ottavi, quelli in su sedicesimi. Ok, quindi se sto facendo in sedicesimi, l'effetto ce l'avrò con i trentaduesimi. È inutile pensare, vabbè, faccio il brin, quella cosa lì, se non sei in grado di mantenere i trentaduesimi. Quindi sedicesimi, trentaduesimi. Quindi significa che bisogna stare attenti quando farai il fill di parzializzare la pennata, cioè non sarà un questo, può anche essere, ok? Ma se fai, l'importante, l'abbiamo detto alla fine dell'altra pillola, della seconda, è la dinamica, è sempre importante. Cioè non è che tu fai già 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 già. Ok, è un sgegegia come dinamica, parte piano, sgegegia, e può essere piano non solo come dinamica su tutte le corde, ma su meno corde, ok, posso fare prima pennata su pochissime corde, quelle acute, un po' di più, tutte, quindi posso fare, non è detto che si stia suonando sempre forte. Soprattutto quando si suona con dinamiche basse, quindi in modo dolce, fare dei fill di questo tipo richiede insomma, di sapersi muovere, altrimenti si fa l'effetto del famoso elefante nel negozio di cristalli, no? Quindi è...
Io ho pensato questo. Tum tum cha. Segadunga tum cha tum segadagada. Quindi cha. Un altro trucchetto è quello di tenere il plettro in modo sbagliato, per assurdo, cioè di solito il plettro va tenuto bene, quindi si appoggia così, sappiamo, bla 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 bla. Più noi lo teniamo in punta, più il plettro è rigido, più io vado indietro e più utilizzo l'elasticità propria del plettro e del materiale con cui è fatto. Se per di più tengo in modo sbagliato, tra virgolette, cioè così, significa che ancora di più utilizzo la morbidezza del plettro più quella delle dita. Questo mi permette di avere veramente dei suoni molto morbidi. Cioè... ho mollato e quindi lui, alla... se anche avessi dato con più forza, si sarebbe piegato di più. Senti, se invece lo faccio col plettro stretto tra le dita, dove esce soltanto pochissima punta, sarebbe così. Sto usando la stessa parsimonia di dinamica, perché così non ho l'estricità. Vado indietro e faccio. Questo si chiama gin gin, suonare molto gin gin gin, ok? E questo il suono da cercare. A volte nel pop, ma nelle canzoni, nelle ballad si usa molto questo suono. Tant'è che però si usa poi anche se uno suona forte. Ok? Anche qui non è, ma è. Dipende se vuoi fare giù, già o c'è che giù. Ok? Non prendermi per matto, cioè. Oh. Così parti dall'acuto e ti allarghi dinamiche in questo modo. Così parti dal basso e dal in acuto. Sono tanti modi, l'importante è che tu abbia modo di riflettere che ci sono queste possibilità di colore all'interno del nostro strumento, cambiando il plettro, cambiando la presa e soprattutto facendo caso alla dinamica, che è un aspetto veramente molto molto importante. Ciao ciao!